In nome di Dio, taglia! Difendere con forza un cantiere che quando siamo noi arrivati alla regione nel 2010 c'era stato annunciato la chiusura, preannunciata la chiusura, come sapete la cantieristica è in crisi, in tutta Europa chiudono i cantieri, però noi volevamo difendere un cantiere della cantieristica navale unica al mondo, con grande tradizione, che con lo sforzo anche dei lavoratori, straordinario anche delle forze sociali che sono sedute attorno a un tavolo, abbiamo lavorato con l'azienda per portare nuove commesse, chiaramente le commesse che sono oggi sul mercato possibili per dare continuità al cantiere, quindi queste sono giornate straordinarie, che si pensava questa come una realtà da chiudere solo 2 anni fa e oggi invece abbiamo avuto 2 pattugliatori della Guardia Costiera che sono tra l'altro navi molto significative dal punto di vista delle tecnologie, però ecco, arriverà un'altra commessa nei prossimi giorni, cioè inizieranno i lavori, la commessa già c'è, però dobbiamo fare un lavoro molto più importante, più consistente sul territorio, anche con l'accordo di programma dell'area di crisi che faremo con il ministro Zanonato, firmeremo nei prossimi giorni, che prevede un investimento dell'area per circa 40 milioni di euro che chiaramente è legata soprattutto a tutta la parte dell'indotto sul cantiere, chiaramente ci aspettiamo una continuità di commesse da parte dell'azienda e del governo. Intanto il cantiere non poteva fermarsi e deve continuare così come la sua storia, che questo è il cantiere. L'ipotesi di poter fare un cantiere più moderno, quindi con i cosiddetti bacini di costruzione che vengono realizzati, noi come regione abbiamo dato la disponibilità dall'inizio a dire si può fare, quello che si deve fare chiaramente è accompagnare un investimento così grande di circa 400 milioni di euro, se il più grande, il più piccolo, parliamo di 200-250 milioni di euro, che viene fatto chiaramente col governo nazionale, sempre che lì ci siano da parte del governo e dell'azienda le commesse, perché è pensabile poi realizzare una grande infrastruttura non avendo la garanzia delle commesse, però come noi lo teniamo assolutamente nella programmazione e sempre in campo, però nel frattempo non ci dobbiamo dimenticare dell'attuale cantiere, quello che avete visto qui oggi, che ha la sua storia, la sua tradizione, e con i tempi giusti, con le tecnologie, anche con i costi che stanno sul mercato è riuscito ad avvarare queste grandi navi, perché sono comunque grandi navi. Da Castellammare partirà un traghetto innovativo e che noi abbiamo preso sul libero mercato, in competizione con molti altri cantieri, quindi vuol dire che la Fincantieri una sua competitività l'ha raggiunta. Non dobbiamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti, l'efficienza è una parola che non sempre si vuole sentir dire, però senza di quella non si va da nessuna parte. Se il Paese vuole uscire dalla crisi in qualche modo, deve investire nel lavoro e soprattutto in quei settori che sono eccellenza per il Paese e che hanno una grande capacità di lavoro, cioè ancora la cantieristica impiega molte persone rispetto ad altri settori dove l'automazione è più avanzata e quindi c'è meno manodopera. Qui da noi c'è ancora tantissima manodopera, quindi è un settore veramente di traino. La nave è un sistema e secondo me insieme all'edilizia sono i due settori che di più possono trainare la ripresa.